Ad oggi non esiste un vero e proprio programma di screening per il tumore alla prostata. Quello che si fa è una serie di visite e di esami, molte volte con dei risultati incerti, che lasciano sia il medico sia il paziente con un forte dubbio sulla presenza di un tumore alla prostata, portando molte volte a doversi sottoporre degli esami invasivi, come una biopsia prostatica, non necessaria. Il Biotech nasce proprio con l'idea ambiziosa di soddisfare questa mancanza. Stiamo infatti sviluppando un test rapido che misura nelle urine delle molecole legate alla presenza di un tumore alla prostata. In questo modo sarà possibile recarsi dall'urologo, eseguire il test e sapere subito se ci sia la reale necessità di doversi sottoporre a degli esami più approfonditi. Questo permetterà di ridurre il numero di esami non necessari, accorciare i tempi del percorso di diagnosi, ridurre i costi sanitari e ridurre il disagio per i cittadini. Questi mesi di accelerazione del programma G-Factor sono stati positivamente distruttivi e costruttivi. Noi veniamo dal mondo della ricerca universitaria, abbiamo inizialmente smontato tutto quello che avevamo fatto e l'abbiamo messo in discussione, guardandolo non più come dei ricercatori, ma come degli imprenditori. Abbiamo capito cosa stavamo facendo nel modo corretto, cosa dovevamo smettere di fare e quali sarebbero state le nuove scelte da prendere. Per questo cambiamento di mentalità sono stati assolutamente fondamentali diversi mentor che abbiamo potuto incontrare in questo percorso. Sicuramente ci portiamo a casa una maggiore maturità e solidità del nostro progetto, molti contatti importanti e una grande crescita personale. E nei prossimi mesi lavoreremo ancora di più per concretizzare quello che abbiamo appreso, affinare ulteriormente il nostro progetto imprenditoriale e portare il nostro prodotto verso il mercato.